Siamo al Palazzo Vescovile con Sua Eccellenza Monsignor Arturo Aiello, che oggi ci ha concesso questa intervista per parlare un po' della situazione ad Avellino in Irpinia per quanto riguarda il coronavirus e tutte le conseguenze del caso. Eccellenza, parto subito con la prima domanda. Questo virus, questa emergenza è arrivata come un fulmine a ciel sereno, no? Si parlava solo di Cina, poi improvvisamente Italia e poi l'OMS ha parlato di pandemia. Qual è stata la sua reazione, i suoi sentimenti da pastore di fronte a una situazione del genere quando ha capito della gravità? Sono i sentimenti di un papà per la sua famiglia e un po' ovviamente in maniera estesa per quanto concerne, non so, i parroci e il vescovo, e cioè di preoccupazione per la salute ma anche per la organizzazione consueta del tempo. Mi sembra che questo sia stato un problema e non solo per i ragazzi, per i giovani, per quelli che andavano a scuola, all'università, ma anche per gli adulti, la preoccupazione che un tempo piatto, senza degli step prestabiliti, potesse avere delle conseguenze anche sul piano psichico, perché noi facciamo tanta attenzione alla salute fisica, è giusto che sia così, ma le cose sono connesse. La mia preoccupazione per il futuro è che le patologie psichiche andranno in grande aumento, come avviene sempre dopo un evento traumatico. Ci sono stati tantissimi morti, diciamo in Irpinia di meno, anche in relazione alla popolazione. Tante persone sono affette da questo virus, hanno preso questo contagio. Poi c'è stata la decisione del governo, questo lockdown, no? Che ha chiuso un po' tutto. In Irpinia ci sono state due zone rosse, Ariano, Lauro, ma soprattutto la prima conseguenza negativa, ulteriore a quella sulla salute dei cittadini, è stata proprio a livello socio-economico. Ecco, quello che ci chiediamo, il coronavirus ha creato una sorta di nuovi poveri, anche tra persone che stavano bene, magari imprenditori, piccoli professionisti. Noi eravamo già in un tunnel, mi riferisco alle conseguenze della grande crisi economica a partire dal crollo delle banche statunitensi. Ci venivano consegnate delle promesse che saremmo di lì a poco usciti, e sono passati da allora più di 10 anni. Quindi eravamo già in una situazione di sofferenza. Adesso il fermo, che come dire, è stato deciso giustamente sul piano nazionale e internazionale, porterà delle conseguenze sul piano socio-economico ancora più forti, imprevedibili in questo momento in cui si stanno muovendo i primi passi della seconda fase. Questo ovviamente preoccupa perché riguarda il mercato del lavoro, riguarda le piccole aziende che sono quelle in maggiore affanno, e dunque di conseguenza un pastore si occupa anche di questo, della sostenibilità della vita da un punto di vista economico all'interno delle singole famiglie. Noi andiamo incontro, ovviamente spero di sbagliarmi, ad un autunno difficilissimo, perché adesso siamo ancora, diciamo, nell'effetto immediatamente post-traumatico, dove si ha la percezione che ci si possa rincamminare, ma secondo alcuni l'autunno sarà difficilissimo, perché è solo allora che faremo i conti concretamente con l'assenza di
energie da un punto di vista economico e quindi affanno per tante famiglie. Credo che una fascia sociale che fino a prima della pandemia aveva autonomia avrà delle difficoltà se non rientra nella dimensione, nella linea d'ombra della povertà e delle povertà. Certo, ha detto bene, si tireranno le somme tra qualche mese. Intanto una delle scene magari viste da tanti in TV, sui TG nazionali, più inquietante è stata quella delle file lunghissime davanti ai Monti di Pietà, una scena che suscita dei sentimenti forti. Certo, questo già dice che le persone sono in difficoltà. Secondo alcuni è in aumento anche il malaffare del prestito, quindi l'aumento dell'usura, le persone in difficoltà si lasciano prendere da una soluzione immediata, ma che poi avrà degli strascichi enormi sulla loro vita, sulla loro serenità. Quindi siamo già a tastare il polso di una emergenza che da salute diventa sociale. Ad Avellino ha fatto gli straordinari in questa fase: la mensa dei poveri, la struttura di accoglienza gestita appunto dalla Caritas diocesana. È cambiato un po' il tipo di persona che si avvicina a questa vostra struttura, che, ripeto, ha funzionato bene e sta continuando a dare grande supporto? Credo che una risposta in questo momento sia avventata. Quello che mi va di sottolineare è che c'è stata continuità di servizio da parte della Caritas e in specie della mensa e del dormitorio. Tra l'altro con una bella, pur nel dramma, risposta da parte di quelli che erano all'interno della struttura di autogestirsi per evitare possibilità di contagio. L'utenza al momento è la stessa, ma io guardo sempre tra 3 mesi, tra 6 mesi. Credo che aiuti di questo tipo dovranno moltiplicarsi. Eccellenza, è opinione comune che questo virus cambierà per sempre determinate abitudini, nulla sarà come prima. Cosa ne pensa anche rispetto appunto ai rapporti interpersonali? Sì, quando diciamo ricaduta socio-economica intendiamo anche quella dimensione essenziale della vita che si chiama relazione e relazione sociale. E in questo momento in forse anche la fiducia che normalmente le persone hanno nei confronti delle altre, e noi meridionali direi in maniera particolare, ed è una cosa che ci caratterizza positivamente. L'altro può essere sempre guardato, e certamente oggi è guardato, come un portatore di virus e dunque un destabilizzatore della mia serenità, e non come un'opportunità, una ricchezza. Quindi sul piano sociale, sul piano delle relazioni anche amicali, sul piano del tempo libero, cioè si pongono tanti interrogativi a cui dovremo rispondere, credo, giorno per giorno, perché non ci sono ricette prestabilite, ma con un intento da parte delle istituzioni, ed è quello di ridare fiducia, perché Thomas Merton nel Novecento scriveva: nessun uomo è un'isola. Tra l'altro dobbiamo dire che la pandemia è un figlio degenere della globalizzazione, che in sé non è un elemento negativo, ma
più il mondo è diventato un villaggio globale e più non solo la comunicazione in tempo reale, ma anche la possibilità nel bene e nel male di far circolare messaggi di speranza o virus o notizie false o terrore. In questo momento siamo in una situazione molto delicata da un punto di vista anche della percezione della libertà della persona e dell'intervento dello Stato, degli Stati che tendono per emergenze a limitarla. Quindi è una serie di problematiche che sono inquietanti, se le guardiamo con una colorazione un po' oscura, ma che sono reali e alle quali bisogna in qualche maniera dare delle risposte, e non solo teoriche, ma anche per esempio per gli incontri, la possibilità di favorire e di ridare fiducia alla convivenza. In qualche maniera è bello vedere le persone per il corso quasi come una sorta di non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di aria, ma spero abbiamo bisogno anche degli altri, di socialità, non solo del nucleo familiare, quello che in sociologia si chiama rapporto primario, ma anche rapporto secondario, che sono le amicizie, che sono i rapporti sociali, che pure costituiscono un tessuto connettivo della serenità. Mi riallaccio proprio a questo concetto che lei stava illustrando. Le situazioni difficili fanno emergere sempre degli egoismi in qualche modo nella persona. Si è più abituati in questa fase, ci si sta abituando a guardare all'io e non al noi. È proprio di questi giorni, diciamo, una delle dichiarazioni più importanti, più forti se vogliamo, di Papa Francesco, che ha detto: da questa epidemia, da questa pandemia ne usciamo solo come comunità, come genere umano. Cosa ne pensa? Il noi è fondamentale per la vita dell'uomo, nessuno vive da solo, San Paolo dice nessuno vive per se stesso, il noi diventa il punto d'appoggio per sollevarci e risollevarci da questa tragedia. Chi dovesse pensare ad un progetto egoistico di uscita, di salvezza di sé, si illude, perché si uscirà solo insieme, no? Io, quando in altri ambiti sono stato chiamato in causa, ho detto: noi abbiamo fondamentalmente due punti di riferimento nella nostra storia recente, e cioè il periodo post bellico, la seconda guerra mondiale, quindi la ricostruzione, e per noi in Irpinia, e non solo in Irpinia, il post terremoto. Adesso tutti gli eventi traumatici fanno emergere contemporaneamente il meglio e il peggio, perché poi c'è da dire che anche in questo periodo c'è stato anche tanto eroismo da parte degli operatori sanitari, di chi era impegnato nella Caritas, di vicinanze che si sono create tra le persone, di sostegno. Quindi mentre emergevano gli sciacalli, dall'altro c'erano anche le colombe che tessevano un canto magari sottile, ma pure importante per il futuro dell'uomo. Ecco, bisogna riprendere il noi, che è il noi familiare, è il noi sociale, è il noi ecclesiale. Oggi riaprono le chiese, sia pure in maniera graduale e piuttosto contingentata. Il noi anche del dialogo internazionale. Credo che l'esperienza della pandemia ha messo in ginocchio tutte le nazioni, anche quelle che inizialmente
pensavano di esserne immuni. E quindi da questa esperienza, come dice il Papa, o usciamo insieme o non ne usciremo. È vero. Vescovo, ha toccato un argomento sul quale volevo farle una domanda, appunto la riapertura delle chiese ai fedeli per celebrare la messa con la partecipazione dei fedeli. A un certo momento, fino alla scorsa settimana almeno, c'è stato un dibattito anche con dei toni abbastanza accesi sulla bontà o meno di questa decisione del governo. Chiudere senza far partecipare nessuno alle messe, oppure, come la conferenza episcopale insomma in qualche modo indicava, cercare già di far riaprire le chiese con certo tutte le cautele del caso. Secondo lei è stato giusto avere più pazienza, cioè rispettare queste misure per più tempo, o la chiesa, le chiese, le parrocchie erano già pronte e potevano già riaprire anche per la loro opera insomma pastorale? Cerchiamo di guardare questo evento non da un punto di vista confessionale, forse ci aiuta e aiuta anche il laico, sì, a vederne diciamo le sfaccettature. Allora, che cos'è la Chiesa? Non lo guardiamo da un punto di vista catechistico. Allora, certamente è un'istituzione. Questa istituzione affascia un numero esorbitante di persone a vario titolo, con varia diciamo adesione di fede, non solo sul piano strettamente confessionale, ma anche sul piano sociale. Penso all'opera di come dire, di tessuto connettivo che la Chiesa svolge per esempio nella nazione italiana, come luogo di osservazione delle povertà per esempio, come luogo educativo, come luogo dove educare alla crescita e accompagnare la crescita dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, come luogo per insegnare l'ABC della vita. Ripeto, quindi l'attenzione che è stata posta non è messa sì, messa no, ma è guardare alla Chiesa come ad una comunità che ha una ricaduta anche di ammortizzatore sociale. Cioè, i parroci, per dire quello che poi intorno a cui gira tutta la vita e su cui si poggia la vita della diocesi, hanno relazioni con persone depresse, con crisi coniugali, con crisi di crescita da parte dei ragazzi, con organizzazione del tempo libero. Sono quelli che conoscono anche meglio le persone che abitano quel territorio, certo, vicino alla loro, sì, parrocchia. Sì. E quindi il problema non andava posto sulle celebrazioni, che pure sono un elemento diciamo distintivo e di alimento della fede, certo, perché è come dire in questi... faccio volutamente questo esempio, è come dire agli sposi, a quelli che si amano, sospendiamo ogni abbraccio per 2 mesi, la coppia va in crisi, la Chiesa può aver corso questo rischio. Io sono preoccupato da questo punto di vista, perché tutti quelli che venivano a messa ci torneranno, è chiaro, in una maniera graduale. In questo momento siamo ai piccoli numeri, 50, 60, 30, così, quanti ne sono stati computati rispettando le misure di sicurezza attualmente vigenti, ma quelli che frequentavano torneranno a frequentare? Quelli che mangiavano hanno ancora appetito, o questo digiuno può aver creato una sorta di lontananza? Quelli che hanno utilizzato i vostri strumenti, vuol dire anche noi li abbiamo utilizzati per mantenere i contatti, per
diciamo, un conforto presso i fedeli, ma questa relazione virtuale può sostituire quella reale? Può darsi che alcuni riterranno che si possa continuare in questa maniera, quindi a distanza di sicurezza, diciamo anche chilometrica, sto a casa mia, sto nel mio mondo, uno dei pericoli diciamo, della rivoluzione del web, anche sui ragazzi, certo, è di chiuderli in una sorta di stanza da cui non escono né di giorno né di notte. E quindi adesso trasposto questo pericolo sul piano della comunità, mi sembra non del tutto, diciamo, fuori di luogo. Quindi è bene che le celebrazioni ritornino non solo per un diritto, ma per un dovere che la Chiesa ha di celebrare i misteri del Signore, che sono il cuore, no? Non sono un orpello, una cornice, un elemento secondario. Cioè, questo dice la Chiesa. La Chiesa celebra l'Eucaristia. Certamente la caduta che si possa puntare solo su questo e non guardare all'evangelizzazione è grande, ma questa ripresa, come dire, mi e ci consola, perché dice forse si riconosce nella Chiesa una valenza sociale, oltre che nello specifico. Certo, la valenza sociale, poi diciamolo, non si può racchiudere tutto in un mondo virtuale, come purtroppo i puristi del web, insomma, a volte fanno, utilizzando in maniera forse anche un po' troppo esasperata i social. Intanto, parlando di, appunto, di fase 2, di ripresa, c'è questa voglia, appunto, di ritornare ad una certa normalità. Dobbiamo essere fiduciosi? Lei cosa pensa, insomma? Io lo sono, diciamo, caratterialmente, e poi lo devo essere anche per il ruolo che svolgo. Il tutto andrà bene che ha accompagnato e visualizzato tanti balconi, tanti luoghi della città, dei paesi, delle comunità, è anche il messaggio che noi dobbiamo avere. Perché? Perché l'uomo poi ha una possibilità di superare i traumi, di assumere sulle prime in una maniera diciamo, segnata dall'ansia, i dolori, le difficoltà, i lutti, e poi in qualche maniera non adeguarsi, ma utilizzare quella negatività per un salto come volano. Ecco, io penso, ma anche spero, che noi da questa situazione possiamo uscire segnati, perché noi porteremo le cicatrici di questi mesi a lungo, per tutta la nostra vita, uscire segnati, ma anche migliori, perché non è automatico. In questi mesi può darsi che abbiamo scoperto che cosa sia veramente importante, per esempio gli affetti, che nella corsa continua erano tenuti lì perché erano sicuri, sono venuti in primo piano, oppure l'uomo al di là delle cose, al di là del possesso, al di là dei beni, al di là dei consumi, cioè, sono cadute alcuni fronzoli, almeno spero, e sono emerse alcune cose a cui l'uomo non vuol rinunciare. Forse se ci facciamo aiutare anche dalla pandemia, il male può diventare anche maestro. In futuro potremo avere un occhio più
più chiaro, una visione più chiara su che cosa fare, dove andare, come impiegare il tempo, che cosa si può tagliare e che cosa invece è vitale. Mi faceva piacere chiudere questa bella intervista con lei con una considerazione. Il coronavirus ha fatto emergere anche quelle che sono tante carenze in Irpinia e soprattutto in tutto il Mezzogiorno, carenze a livello di infrastrutture sanitarie, ma anche della fragilità del nostro tessuto socio-economico. Per quello che sarà, diciamo, un inevitabile dibattito futuro per trovare soluzioni a queste problematiche, la Chiesa, lei personalmente, in quanto pastore di questa diocesi, diciamo, si candida a partecipare a questo dibattito per cercare delle soluzioni? La Chiesa è dovunque la vita, è dalla parte della vita. Questo vorrei che fosse un messaggio chiaro e centrale. E adesso la vita bianco-nero di questa o quella confessione in questo momento è fuori del nostro orizzonte. Gesù dice: io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Allora, la vita è un valore, sempre, comunque, e ciò che rende la vita umana, cioè veramente umana, deve essere un obiettivo, non per far riferimento a una polemica, tra l'altro credo che abbia sulle spalle 50 anni e più. Le risorse dello Stato sono tutte impiegate per la vita degli stati, sono tutti impiegate per la vita, molti anche esperti ritengono che se le spese per gli armamenti fossero finalizzati al superamento di problemi endemici in alcune nazioni e sull'aspetto sanitario avremmo un budget diciamo di investimento in questo settore della sanità enorme e all'altezza anche delle sfide future, perché noi adesso abbiamo fatto una prova generale. Ovviamente dico noi, questo riguarda più i giovani. Abbiamo fatto una prova generale di come si debba reagire ad una emergenza virale, ma gli esperti dicono che questo si ripresenterà in seguito. Allora speriamo che queste prove non siano inutili, che quello che abbiamo imparato possa diventare patrimonio delle future generazioni, ma se la vita rimane al centro dell'obiettivo dello Stato, certamente lo è al centro dell'obiettivo della Chiesa, e quindi tutto quello che serve alla vita va bene, ma ciò che è impiegato per una diminuzione della vita o per la morte, ovviamente va stralciato, va cancellato. Questa potrebbe essere una sfida di grande importanza per il futuro. Perfetto, vedremo come andrà a finire. Intanto grazie ancora per l'intervista, Monsignore. Grazie a voi.